Buongiorno a tutti, siamo con Massimiliano Felli, io comincio subito con Buongiorno a tutti. Perché l'occasione ci è data dalla uscita recentissima di questo romanzo storico, Vite apocrife di Francesco d'Assisi, pubblicato da Fazio Editore, e che ha già riscosso, appena uscito, un interesse decisamente particolare e importante. Quindi ci è sembrato giusto poterlo presentare in questa formula che ormai abbiamo adottato, perché nonostante si sia riaperto non riusciamo più a fare le presentazioni dal vivo e chissà quando torneremo a farle, però in questo modo sopperiamo e forniamo un servizio al nostro uditorio. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito e parlaci di queste Grazie a voi. Apocrife, perché già il titolo incuriosisce. È vero. No, vi ringrazio anche intanto dell'invito. Ecco, sì, partiamo dal titolo. Ovviamente chi, diciamo, come voi, come gli ascoltatori, insomma, che adesso, insomma, che saranno poi in linea e ci ascolteranno, possono immaginare, c'è un riferimento, è chiaro, da un lato alle vite parallele di Plutarco e dall'altro agli apocrifi, come sono ad esempio i Vangeli apocrifi. E in questo caso sono due paragoni calzanti perché il romanzo segue l'andamento di due vite, è un duplice romanzo di formazione, perché seguiamo da un lato San Francesco, quindi anzi togliamo, come è nel titolo, togliamo il San, diciamo seguiamo un uomo che si chiama Francesco d'Assisi, che vive appunto, sappiamo, nel XIII secolo, insomma, e via dicendo, e seguiamo poi il personaggio di finzione, che è Fra Deodato da Orvieto, un amanuense, che adesso, magari spiegando un po' la trama, vedremo che ruolo gioca. Queste due vite corrono parallele per un lungo tratto del libro, cioè in capitoli alternati, e a un certo punto andranno un po' a convergere e la situazione si ingarbuglierà e la struttura stessa del romanzo avrà un'evoluzione diversa. Apocrife perché? Perché il libro, in realtà, ecco, lo dico in questo contesto e potrebbe anche sembrare un autogol che mi faccio, però no, ci tengo e adesso vi spiego perché. Un giornalista molto bravo di Sky TG24, in una delle interviste, mi ha detto: questo libro parla di San Francesco, ma in realtà quasi non riguarda San Francesco. San Francesco è un pretesto per dire qualcos'altro, perché questo è un libro sull'impostura. Ecco, questo discorso dell'impostura, diciamo dal punto di vista dell'argomento del libro, parliamo della costruzione del mito del poverello d'Assisi, che si è venuta creando quando già Francesco era in vita, in un certo senso, ma che poi si istituzionalizza con la canonizzazione e tutto quello che ne consegue, fino ad arrivare a questa data cruciale, che è la data di avvio del libro, il 1266, l'anno in cui Bonaventura, diciamo, diffonde la sua versione, quella che oggi chiamiamo, conosciamo come leggenda Maior, la sua biografia ufficiale del santo, che Bonaventura, ricordiamo, era il generale dei francescani in questo momento, e sono passati 40 anni dalla morte di San Francesco. Quindi il capo supremo dei francescani, a 40 anni dalla morte, decide di distruggere tutta la documentazione inerente alla vita del santo e di stabilire una biografia ufficiale unica, univoca e appunto che sia la sola fonte disponibile, proprio perché per evitare deviazioni rispetto alla linea, possiamo dire, la linea politica che l'ordine ha assunto in quel momento. E ricordiamo che i francescani erano già all'epoca, diciamo quasi già durante la vita di Francesco, ma soprattutto ovviamente dopo, divisi in due fazioni, i conventuali e gli spirituali, cioè coloro che
adottavano la regola di Francesco in maniera più morbida, e invece, diciamo, i massimalisti, mutuiamo un termine da un politico molto più recente, ma in fondo è anche calzante, che volevano un'applicazione assolutamente ortodossa e letterale della regola. Allora, Bonaventura vuole creare un'immagine unica di Francesco, sia per l'esterno, per non essere soggetto a critiche, sia per regolare i rapporti con la Chiesa di Roma, quindi con il papato, ad esempio, e sia per ragioni di normalizzazione interna di questa memoria di San Francesco. Allora, nel romanzo Bonaventura ha due problemi. Uno ce l'ha storicamente, ovvero la questione di queste documentazioni apocrife che lui ha fatto distruggere, ma per fortuna ne sono rimaste alcune fonti, alcune documentazioni poi sono riemerse a partire dalla fine dell'Ottocento. Ecco, questa è una piccola parentesi, per cui oggi noi conosciamo Francesco da più fonti, però immaginiamo che fino alla fine dell'Ottocento sostanzialmente c'era una sola idea di Francesco e soprattutto tutto quel repertorio iconografico che ce l'ha fissato così bene nella mente, come il santo del lupo, degli uccellini a cui predicava, eccetera, eccetera, insomma. Allora, dicevamo, da un lato Bonaventura opera questa distruzione delle fonti, la ordina, no? Già anche nel romanzo. E poi, e questa è la parte inventata, invece, ha un altro problema. C'è Frate Leone, che anche questo è un personaggio vero, ma io manipolo fortemente, e mi scuserà la professoressa Frugoni, che voi conoscete bene. Altra piccola parentesi, mi ha aiutato nella revisione di tutto il libro dal punto di vista dell'esattezza storica. Insomma, e c'è anche una sua frase in quarta di copertina molto lusinghiera, anche se non mi ha mai perdonato questa mia licenza, diciamo, narrativa riguardo alla figura di Leone. Ecco, io ho immaginato un leone che arriva alla vecchiaia estrema e diventa un eremita che vaga per i boschi dell'Umbria, diciamo. Non si sa bene neanche dove sia, ma spedisce delle lettere a grandi personaggi politici, anche al Papa, anche alle università dell'epoca, forse in preda a un delirio, forse posseduto dal demonio, sono le ipotesi che vengono fatte tra le alte gerarchie francescane, e lui scrive queste lettere piene di calunnie relative al personaggio di Francesco, chiedendo che venga annullata, ricusata addirittura la canonizzazione. Allora, Bonaventura affida questo compito, il compito della ricerca di Frate Leone, che va ovviamente messo a tacere, insomma, devono trovarlo e fare in modo che smetta di spargere queste calunnie, la affida al suo segretario, appunto, Fra Deodato, il personaggio che dicevamo prima, il protagonista. E Fra Deodato parte da Parigi, perché la discussione riguardo la leggenda Maiore si svolge nel capitolo di Parigi nel 1266. E, quindi Deodato parte alla volta dell'Italia, cioè anzi dell'Umbria, per cercare tra i boschi, insomma, tra Gubbio, Assisi, per cercare questo frate apostata. Ma porta anche con sé, in maniera rocambolesca, con un sotterfugio, i manoscritti che loro hanno usato, quindi tutta la documentazione utilizzata per scrivere la leggenda Maior e che dovrebbe bruciare, lui invece la nasconde e se la porta dietro e si mette a studiarla, soprattutto relativamente alle parti che Bonaventura gli ha detto di cancellare, ovviamente. Insomma, tra l'altro è un personaggio giovane che quindi incarna la curiosità, la voglia di scoprire la verità, giovane all'inizio, perché poi lo seguiamo fino alla fine della sua vita. E vedremo che in realtà poi il personaggio cambia, anzi finisce, come dire, finisce quasi come un antieroe della conoscenza, piuttosto che l'eroe che ci aspettavamo all'inizio. Però sicuramente in lui c'è questa dimensione, che è anche molto moderna, del dubbio, che lo spinge a cercare la verità. Allora, a cosa mira in realtà? Dove andiamo a parare con questo romanzo? Il discorso è che la figura di Francesco, o meglio la
la tradizione biografica relativa alla figura di Francesco, io la trovo emblematica di un tema sul quale mi sono interrogato molto prima di arrivare a scrivere questo libro, che è quello che, diciamo, usiamo la definizione che adesso è corrente, il concetto di storytelling. Allora, che cos'è lo storytelling? Insomma, almeno in soldoni o quantomeno nella mia accezione, lo storytelling è il rapporto che esiste nella realtà, che è il macro insieme che comprende tutto questo, tra i fatti e le narrazioni. I fatti sono gli avvenimenti storici, diciamo, che incontestabilmente avvengono, insomma, sui quali però si generano delle opinioni, delle interpretazioni, magari delle strumentalizzazioni, che vengono definite le narrazioni. Allora, che cosa succede? Che oggi come oggi sappiamo che il rapporto si sta quasi invertendo, perché sono delle narrazioni strumentali, quasi inventate dal nulla, che si cristallizzano in fatti, che ci sembrano reali, ma in realtà non lo sono. Ecco. Allora, questa stortura, no, del sistema dell'informazione, del nostro sistema cognitivo, possiamo dire, no, della nostra capacità di orientarci rispetto a quello che vediamo nel mondo e quello che ci viene detto, alle informazioni che riceviamo, io sono andata a ricercarla e ad analizzare i meccanismi, proprio come funziona questo ingranaggio un po' perverso, sono risalito alle origini della nostra società contemporanea capitalistica, che sono proprio quelle del periodo di San Francesco, tutto sommato. Il centro Italia del 200, 300 e magari 400, quindi l'Italia comunale, è quella che vede nascere tutte le forme che oggi riconduciamo appunto al sistema capitalistico, e quindi nasce il nuovo modello di valori legato a questo appunto sostrato socio-economico. E Francesco è stato il primo ad opporsi a questo modello che perdura tuttora e del quale non riusciamo a liberarci, no? Nonostante tutti i limiti che oggi, insomma, abbiamo visto evidenziati tristemente anche dai fatti recenti. E allora, perché non andare a studiare questo caso, no? Tra virgolette, caso in senso chiaramente appunto oggetto di studio, ma anche in un certo senso come indagine poliziesca, nel senso che il romanzo ha degli elementi assimilabili addirittura al giallo, no? In questa sua fisionomia così composita, così complessa, c'è anche una sorta di... è un po' un road movie, è un po' un giallo, c'è anche della metanarratività, insomma, c'è tutto un po' di tutto questo. E allora il caso della costruzione del mito del poverello, utilizziamolo per cercare di capire come avviene il rapporto appunto tra i fatti e le narrazioni, e come a volte le narrazioni, come dire, soffocano il fatto, creano una sorta di strato che copre il fatto e in certo senso finisce per mistificarlo. Non vorrei, ecco, sono stato un po' fluviale, però spero di essere stato chiaro. Poi sì. No, è molto chiaro. È diciamo che è un'impresa coraggiosa. Perché... sì, diciamo, poi tra l'altro, ecco, il discorso che può risultare forse per alcuni addirittura provocatorio è che io per smontare, perché qui si tratta proprio di decostruirlo questo mito e di vedere un po' come i bambini guardano il giocattolo rotto per vedere cosa c'è dentro, io mi servo come grimaldello, come martello, non so come lo vogliamo chiamare, di un grande paradosso, di una provocazione, cioè di una biografia di Francesco, che io metto in bocca, dicevamo, a Frate Leone, che è assolutamente diversa da tutto quello che noi siamo abituati a pensare su San Francesco. Quindi è un personaggio che io, nel quale per esempio non riconosco la dicotomia tra il Francesco prima della conversione e dopo la conversione. Faccio in modo che sia un personaggio coerente, e quindi ovviamente vado a cozzare con la geografia tradizionale, perché insomma, il Francesco che conosciamo da giovane è un gaudente, un vanaglorioso, potremmo dire,
Ecco, la parola gloria è importante anche, cito spesso il romanzo di Giuseppe Berto, che è un altro, che è un grande capolavoro, che fa una cosa simile con la figura di Giuda Iscariota, lo rilegge in maniera totalmente stravolta. Questo Francesco quindi è assolutamente diverso. Perché io ho inventato questa sorta di grande bugia? E adesso, ecco, sul discorso della bugia vi voglio anche leggere una riga. Perché la sfida era questa, di lasciare assolutamente inalterati tutti i luoghi e le circostanze della biografia che tutti conosciamo. Quindi troverete in questo romanzo il Francesco che ha a che fare con gli uccellini, con il lupo, con tutti i vari miracoli, però ognuno di questi miracoli è equivocato, manipolato, smontato, viene data una spiegazione totalmente diversa, razionale, laica, però mantenendo da un lato la plausibilità storica, ma dall'altro senza, diciamo, stravolgere la biografia ufficiale, soltanto la equivoco in modo da, come dire, fare piazza pulita di tutte le altre ipotesi e biografie di Francesco, perché io in un certo senso volevo dimostrare che, dato che il mito è così separato dall'uomo, perché in fondo il mito è una costruzione posticcia che è stata un po' anche applicata e sappiamo manipolata, insomma, in che modo, no? Dicevamo appunto di Bonaventura che politicamente aggiusta questa figura del poverello che era troppo rivoluzionaria. Allora, siccome questo mito è stato creato e applicato di peso su Francesco, io ho immaginato, diciamo, sotto questa campana, no, mitica, di infilarci un Francesco totalmente diverso, e questo fa rompere la campana perché chiaramente stona, e quindi la cosa va a dimostrare un po' questa tesi di fondo. La cosa della bugia ve lo leggo un attimo, perché è un veramente queste due righe, adesso lo devo ritrovare perché non ho messo il segno, queste due righe sono la definizione migliore che io vi posso dare, potrei parlare pure tre ore, ma in fondo questa piccola chiave di lettura che io ho nascosto nel testo proprio all'inizio del romanzo mi sembra la definizione migliore che possiamo dare di questo tipo di, io non lo chiamo neanche romanzo, è proprio un esperimento letterario, è qualcosa di molto difficile anche da definire, da incasellare, anche merceologicamente, per cui c'è molto da penare per poi promuoverlo e venderlo, insomma, però in questo contesto mi sento in un ambiente privilegiato di persone, insomma, che ragionano in sintonia con me e con esperimenti di questo tipo meno commerciali. Dunque, la circostanza è appunto, Fra Deodato si trova a Parigi, nel convento dei Cordiglieri, cioè i francescani venivano così chiamati in Francia per via della corda che loro usavano per legarsi il saio, e notte gli viene data una candela per farsi luce per il corridoio, semplicemente. Allora lui, che sta ricordando retrospettivamente questo episodio, dice questo: ricordo che era infissa la candela su una base tonda di terracotta, dotata di un piccolo anello in cui passare il dito indice. Al di là delle Alpi, questo ingegnoso arnese viene chiamato bougie, la medesima parola che da noi in Italia significa menzogna. Sarebbe dunque una bugia, posta accanto al volume che stiamo consultando, l'espediente più efficace per illuminarne le oscure verità? E questo, diciamo, questa piccola riflessione che lui fa è in fondo un po' una chiave per capire, che io ho voluto nascondere, non so quanti lettori poi ci fanno caso, però i più attenti avranno una piccola traccia per capire di che stiamo parlando. Oggi si parla tanto di fake news, no? E in fondo questa che io faccio è una fake news a fini buoni, per cercare di invece arrivare a una verità, forse possiamo dire più profonda, o quantomeno a relativizzare una verità che credevamo appunto granitica, invece si dimostra che tale non è. Tra l'altro, sempre per continuare il parallelismo con i tempi moderni, con oggi,
a proposito di fake news, dicevo, Fra Deodato ha con sé tutte queste pergamene, questi manoscritti ficcati in una borsa alla rinfusa, che lui vuole ordinare e creare una nuova versione a sua volta della vita di Francesco con questi appunto manoscritti apocrifi. E allora, e qui c'è uno dei rari e piccoli anacronismi del libro, che però sono calcolati, quindi poi non mi scrivete tutti, ci sono delle piccole licenze che però insomma un'elasticità che mi sembra accettabile. Diciamo, lui in un certo senso anticipa un po' gli umanisti quattrocenteschi nella tecnica per la restituzione, insomma, dei codici antichi. E quindi oltre a questo viaggio on the road proprio che lui compie fisicamente, c'è un viaggio anche all'interno dei testi, e ci sono anche dei brani che vengono citati da questi antichi manoscritti che lui si va a studiare. E come fa a studiarseli? Beh, come poi sarà fatto, insomma, dai grandi umanisti, lui dice: l'errore è il miglior viatico per chi cerca il vero. Questa è un'altra citazione sempre dal libro, perché appunto con gli errori sappiamo che si studiano i codici antichi, si va a vedere, si ricostruisce quello che si chiama lo stemma codicum, cioè la genealogia, diciamo, di una tradizione manoscritta, appunto andando a vedere gli errori. E in fondo, ecco, lui studiando questa vita di Francesco si trova una serie di documenti, un elenco di fonti disparate, e li confronta, appunto, come noi oggi andiamo a confrontare varie fonti per capire dov'è la fake news e dov'è la fonte attendibile alla quale ci possiamo riferire senza tema di essere ingannati. Veramente è un medioevo nostro contemporaneo, questo qui di Francesco. Allora, io dicevo, ecco, sembra quasi un autogol, però mi fa piacere dire, proprio in questo consesso di medievisti o di amanti del medioevo, che è un libro sul medioevo scritto con un occhio alla contemporaneità, veramente. C'è uno strabismo, diciamo, un occhio al medioevo e uno alla contemporaneità. E questo credo sia un valore aggiunto anche per chi è particolarmente appassionato di medioevo e a volte può essere tentato quasi di, come è capitato a me, insomma, però anche nello scriverlo, di vivere queste epoche così remote come una fuga dal presente, una fuga meravigliosa, perché insomma, diciamo, è bello ogni tanto poter scappare anche da questa contemporaneità. Però invece unire le due cose mi sembra molto, molto, molto interessante. L'aspetto, diciamo, della, tra virgolette, vacanza dalla contemporaneità sicuramente potrete averlo dal punto di vista linguistico, perché la lingua è l'aspetto che vedo ha riscosso più successo in questo libro, nei commenti, nelle recensioni, perché io ho preso, in un certo senso, voglio rendere un suono medievale, e quindi non è un italiano standard, non è un italiano anche sintatticamente appunto normale, no? Quello che conosciamo è magari infarcito poi di singole parole, chiaramente di tanti messeri e tante madonne messi così, però in maniera poco pregnante, cioè appiccicati su una sintassi tutta contemporanea. No, io sono andato un po' a riprendere quello che è il passo, la cadenza di tutte le varie fonti che ho letto, di tutta la documentazione che è stata piuttosto ponderosa, alla quale ho fatto riferimento prima di iniziare a scrivere, e ho voluto, come un diapason, mantenere lo stesso suono. Quindi troverete una sintassi che è molto più vicina a quella magari classica o boccaccesca, quindi ricca, insomma ricca anche di subordinate, di sfaccettature, pur nella scorrevolezza che ovviamente ho diciamo salvaguardato, perché è anche un libro contemporaneo naturalmente, però c'è questa attenzione alle etimologie, c'è questo lessico particolare e appunto anche una struttura sintattica che dà questo suono, ecco, mi viene la metafora musicale perché mi sembra la più adatta. Questo suono che pare che arrivi, insomma, mi dicono che funziona. E mi sembra imprescindibile dare una lingua scritta apposta per un certo periodo storico,
crearla proprio, perché altrimenti io credo che l'immedesimazione del lettore non possa funzionare, perché se io racconto il Medioevo descrivendolo come descriverei la Seconda Guerra Mondiale o il tempo di oggi, con la stessa lingua, diciamo, di base, standard, anemica, la cosa non funziona. Mi è capitato anche da lettore di leggere dei romanzi storici, magari ben documentati, ben costruiti, che però rimangono confinati nell'ambito della letteratura di genere, proprio perché non c'è uno studio sulla lingua. Ecco, qui entriamo un po' nell'aspetto più da specialismo letterario, però vi invito anche magari a una platea di appassionati di storia a badare a questo discorso invece relativo alla letteratura. Allora, quando si vuole scrivere letteratura con la L maiuscola, bisogna porsi il problema della lingua. In questo caso bisognava creare una lingua medievaleggiante, paramedievale, possiamo dire. Speriamo che funzioni. Ma io direi che intanto ci hai interessato sicuramente e ci spinge alla lettura, perché poi dopo uno vuole andare a vedere, no? Come... Certo, è una scommessa, insomma. Una scommessa, ma c'ha anche degli aspetti un po' morbosi di scoprire chi era questo Francesco realmente, cosa che probabilmente tu non arrivi nemmeno a definire, no? Perché non credo che fosse quello. Dopo aver letto, in un certo senso lo si conosce molto meglio, ma da un certo punto di vista si ha anche forse la consapevolezza che è impossibile riuscire veramente ad arrivare, però è una consapevolezza che ci fa crescere abbiamo una cognizione di causa diversa e la possiamo utilizzare anche nella nostra vita quotidiana quando pensiamo a informazioni che riceviamo e che non sono mai ovviamente obiettive e i fatti non sono mai con la F maiuscola, ma hanno sempre un'incrostazione intorno di, appunto, dicevamo, narrazioni di storytelling che dobbiamo tenere ben presente. Bene, allora io ricordo intanto il titolo Vite apocrife di Francesco d'Assisi di Massimiliano Felli, Fazi Editore, appena uscito, 372 pagine con un prezzo assolutamente alla portata di chiunque, perché costa 17 euro, quindi credo che valga la pena di acquistare il libro e scoprire se la narrazione che ci ha appena fatto Massimiliano è stata convincente o meno, ma penso proprio di sì. Quindi ti ringrazio tantissimo, Massimiliano. E... grazie a te, buona lettura a tutti coloro che vorranno. E soprattutto, ecco, poi nel caso, io sono presente sui vari social, Facebook, Instagram, eccetera, mi trovate facilmente, mi fa molto piacere avere dei riscontri da parte dei lettori, delle impressioni, critiche, quello che volete. Bene, continuate a seguirci sul canale YouTube di Italia Medievale, vi ricordo il nostro sito è www.italiamedievale.org, troverete la presentazione che abbiamo appena terminato e molti altri incontri con autori e con novità editoriali. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, arrivederci, buona lettura.